nuovo video di Dark Souls, sto dando la caccia ai vari persecutori che mi stanno perseguitando. Uno l'ho fatto fuori alla via di passaggio, poi alla Bastiglia Perduta ho fatto fuori il secondo, quello che è, si trova vicino al falò della Torre Lontana. Adesso c'è quello, questo qua, io sono la bottega di Macduff. C'è questo qua che si trova proseguendo da questa parte. Ora proverò a affrontarlo. E niente, voglio provare a vedere se riesco a battere anche lui, dato che comunque avendone già battuti due, non c'è due senza tre. Prima vado a uccidere un po' di gente, così magari salgo anche di livello e poi lo vado a affrontare. Eccolo qua, facciamo un tentativo. Male questa spada. Perché va via? Maledetto. Questa spada non è niente male. Devo anche stare attento all'arciere. Che sta rompendo un po' le palle. Eccolo. Questo sicuramente è il più difficile dei tre. Più che altro per la presenza di questo maledettissimo arciere. Ehi. Ah, così è molto meglio. Ok, recuperiamo. Due. Ok.
Dai, ancora poco. Sì. Ce l'ho fatta. Fiu. No, ho finito i colpi. Questo qua lo devo uccidere proprio per principio, perché mi ha rotto le palle fin dall'inizio. Ok. Ora, come avevo già fatto vedere negli altri video, proseguirò da questa parte. Prima cosa, vabbè, vado a salire di livello. Allora, sono stato invaso da uno spirito. Spirito oscuro. Quindi è qualcuno che devo sconfiggere. Non ho la più pallida idea di dove possa essere. Però mi è entrato nella partita. Eccolo là. È là in fondo. Mamma mia, che imbecille che è. Toh, te la lancio io il fuoco. Ok, andiamo a affrontare lo spirito. Eccolo. Maledetto. Ah. Ah, m'ha fottuto. M'ha fottuto. Tra l'altro ho notato una cosa, il fabbro si è spostato. Sta lavorando e si è sollevato, si è spostato da questa cassa, quindi apro anche questa cassa. Gente, ho trovato questo martello che è fenomenale, è veramente fenomenale. Allora, prima di proseguire dove ho battuto il persecutore per la terza volta, voglio prima andare a affrontare il boss, quello che c'è da questa parte, per vedere se sono arrivato a un livello accessibile per poterlo affrontare. Ora, chiaramente vado a riaffrontare tutti i nemici, però con questo martello veramente è una roba eccezionale. Vado di qua e vado a riaffrontare tutti i nemici che ho già affrontato nello scorso video, chiaramente adesso... farò partire la prossima parte del video già dal boss. Facciamo un altro tentativo, dato che comunque sono aumentato di livello in modo notevole.
qua, forse sto sbagliando, no? Aia. No. Ma in tre dura. In tre dura, però se riesco a farne fuori uno, magari me la posso anche cavare. Io qua, tra l'altro, uso questo percorso. Che in questo modo dovrebbe permettermi di aggirare tutti i nemici. E evitare di combatterli ogni volta, perché sennò diventa una roba assurda. Stare attenti che sale e fa il suo attacco del cavolo. Ok, uno l'ho battuto. Sono stato un po' avventato e mi ha ucciso. Secondo me ce la posso fare. Ok. Uno è andato. Aia. No. Madonna, sto attacco qua è micidiale. Allora, niente, non me la sento di continuare a affrontarle, mi sembra di perdere anche tempo. Io vado di qua, questo è il percorso che avevate già visto, e continuo da questa parte. Era arrivato fino qua e poi ero salito sopra.
Ok, allora sono qua sopra. La cosa fondamentale è raggiungere questo falò, dopodiché penso sarà tutto, tra virgolette, in discesa. Devo trovare la strada. Qua, infatti, ricordo bene, c'era questo tizio. Là c'è qualcosa, secondo me devo scendere al piano di sotto, che poi tra l'altro è la parte dove sono morto l'altra volta. E avevo ucciso quello stronzo là in alto. Porca vacca. Il problema è che qua c'è da capire un attimo dove andare. Sembrerebbe una via chiusa. Sembrerebbe che l'unica strada sia quella di andare là, ma là ci sarà un boss, sicuro. Quindi non lo so, l'unica mia speranza al momento è che ci sia qualcosa là dentro. Falò ascettico. Niente, io speravo in qualcosa che mi permettesse. Di rianimare il falò. No, wow, no. Vabbè, almeno ho preso sto falò scettico, vediamo di che si tratta. Ma mi devo riprendere le mie anime che sono esattamente là sotto. Anche perché sono 9000 e buttarmi. Ah, qua ho rischiato tantissimo. Ho rischiato tantissimo. Beviamocene due, va. Wow, ce l'ho fatta. Niente, torno indietro e vado a salvare. E niente, insomma, per questo video è tutto. Non ecco tante alternative. O vado ad affrontare il boss, oppure vado a... entro in quella porta di nebbia. Però il fatto che ci sia un falò là mi lascia intendere che... Insomma, potrebbe esserci un nemico, quindi
Non lo so, non sono molto convinto di questa cosa. Sicuramente adesso, potenziandomi, posso equipaggiarmi con un'arma, con una spada che avevo prima di Drelic, adesso non mi ricordo bene come si chiama il nome, e posso fare un nuovo tentativo con i boss. Niente, come sempre, questo video finisce qua, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!